Ok, buongiorno. Oggi siamo a lunedì 15 aprile, praticamente è già mezzogiorno e siccome mi sono dimenticata che oggi iniziavo a girare questo video, vi aggiorno su cosa ho mangiato fino adesso. Allora, colazione: 200 ml di latte più caffè più 3 fette biscottate. Vi inserisco qui il conteggio delle calorie. Per le calorie e tutti i nutrienti mi affido all'applicazione Samsung Health che ho già di default sul telefono. Io ho il Samsung Galaxy S7 Edge, quindi l'app è già di default. Merenda: ho mangiato una mela del peso di 175 grammi. Vi lascerò anche qui il conteggio delle calorie. E ora vi faccio vedere cosa sto preparando per pranzo. Ok, pranzo. Oggi minestrone trattate di verdure per me e per mio fratello che oggi sta a pranzo a casa perché oggi non lavora. Tra 5 minuti circa lo accendo e lo faccio bollire una mezz'oretta e poi per me aggiungo 50 grammi di pasta, uso i ditalini, quelli i soliti per la minestra, e a mio fratello ne metto un pochino di più e io però lo passo perché non mi piacciono le verdure a pezzettoni nel minestrone, quindi io lo passo, poi vi faccio vedere la pietanza completa e ovviamente anche il numero delle calorie. In questo momento invece sto guardando Mamma Mia sul computer e sto un attimino aggiornando il bullet per tenere traccia dei video che devo filmare questa settimana, che devo editare, eccetera, eccetera, tra cui questo che non mi avevo ricordato e l'ho visto quando ho aperto il bullet alla settimana corrente. Oggi pomeriggio palestra, inizio la seconda settimana di powerlifting, vediamo oggi cosa mi fa fare il mio allenatore. Ho mollato fitness non perché non mi piacesse più, ma perché la mia allenatrice avrebbe più fatto la lezione, non avrebbe più tenuto la lezione che seguivo io, quella delle 19:30, quindi ho switchato a powerlifting e in realtà vi devo confidare che mi sta piacendo parecchio. Powerlifting sarebbe il gergo tecnico, sollevamento pesi, quindi è molto meno cardio, molto più per costruire massa muscolare, mettere su massa muscolare perché ne ho persa parecchia durante la dieta e soprattutto anche durante il mese e mezzo che sono stata ferma per problemi di salute barra perforamento del timpano e quindi voglio riprendere, lascio perdere fitness e mi dedico direttamente al powerlifting. Noi ci vediamo tra poco. Questa è la mia parte di minestrone in cottura. Ho appena buttato giù la pasta, quindi penso che tra circa una decina di minuti dovrebbe essere pronto. Ho una fame terribile. Buon pomeriggio, sono con Sergio, sto aspettando che torni dal lavoro, lo sto aspettando in macchina e nel mentre faccio merenda. Per merenda oggi mangio una Salted Cereal Bar Peanuts di Aptonia, queste sono quelle del Decathlon. Io vi consiglio di prendere sia queste, ma soprattutto di prendere quelle al mango perché sono buonissime. Non sono barrette proteiche, sono barrette cereali tipo le fitness, sono buonissime. E in più prima di uscire di casa ci ho infilato in mezzo anche una ciambellina al vino perché non avevo proprio voglia. E me la sono divorata. Buona merenda. Ma noi siamo a cena. La palestra l'abbiamo fatta. Questa è la mia cena. Buona serata. Spuntino dopo cena. Cioccolato fondente. Buongiorno ragazze, mi sono svegliata da circa tre quarti d'ora. Ancora sono in condizioni pessime e i miei capelli lo testimoniano, ma ieri sono stata in palestra quindi fanno un po' pena. Quindi oggi o me li lavo oppure li lascio stare. Domani vado di nuovo in palestra e poi li rilavo giovedì. Comunque, colazione, ora vi faccio vedere. Qua abbiamo già il mio lattuccino caldo, ovviamente scremato. Poi sul tavolino fette biscottate Sigma che io amo perché sono buonissime, sono fragrantissime, sono tra le mie preferite in assoluto. Caffè e marmellata, ovviamente non tutto il barattolo perché mi sembrerebbe un po' troppo, però questa per stamattina è la mia colazione. Come sempre vi lascio anche il conteggio delle calorie. Un piccolo disclaimer, vedo anche se riesco a lasciarvi qui ovviamente vicino al pasto anche tutte le cose che ho mangiato, che sto mangiando, che vi ho fatto vedere con il relativo peso. Io peso tutto, non perché sia una pazza fissata dei pesi,
per sapere quanto sto mangiando, ma più che altro, visto e considerato che registro il mio pasto su Samsung Health, ho bisogno di pesare quello che mangio in modo tale da riuscire a pesarlo e avere un conteggio giusto delle calorie, ma soltanto per quello, perché prima di utilizzare Samsung Health io pesavo soltanto pane e pasta. Ancora adesso peso pane e pasta. Però peso anche tutto il resto in modo tale che abbia una misurazione precisa per l'utilizzo di Samsung Health. Noi adesso facciamo colazione, poi vado dalla dietista perché è tipo un mese e mezzo che non vado a pesarmi, anche se mi sono pesata in altre parti, mi sono pesata a casa di Sergio e quindi oggi vado ad aggiornare la mia scheda dal dietista e ci vediamo dopo. Ok, ce l'ho fatta ad uscire, sono tipo le 11 da che ci siamo sentite, è passata più o meno un'ora e mezzo, però ho sistemato casa, mi sono preparata al volo, volo, volo e sono per strada, infatti sto al fiatone perché sono a piedi, comunque sì, la sciarpa, perché nonostante c'è il sole, qui oggi segna circa 10 gradi, comunque faccio questa bella camminata e ci rivediamo dopo la pesatura. Ok, sono appena uscita dalla dietista, c'era pochissima gente in realtà, ma sicuramente ci sarà stato qualcuno che doveva fare la prima visita e quindi ci ha messo una vita. Comunque, ci siamo pesate, peso 56 kg, sono un po' aumentata rispetto all'altra volta, cioè le altre volte. Sento qualcosa tra i cespugli, perché essendo stata ferma un mese, tutto è sceso. Però ecco, sto rimettendo un po' di massa muscolare e si vede, ho fatto la composizione corporea ed ho un po' meno grasso e più massa muscolare. Quindi direi che la cosa è abbastanza positiva. Come sempre fiatone perché parlo e cammino. E ora passo in farmacia a prendere alcune cose, poi si torna a casa. Spuntino perché ho una fame assurda. Nel frattempo prepariamo il pranzo, vi faccio vedere ovviamente quello che sto preparando. E poi oggi pomeriggio si firmano, si filmano, non firmano, due nuovi video tutorial. Ok, sono in condizioni pessime e a quanto pare non me ne ero accorta, ma ovviamente nessuno me l'ha detto. Comunque, sono con il frigorifero aperto, ho deciso la ricetta per il pranzo e visto che ho fatto comprare le zucchine a mamma e ho della rucola, avevo visto su internet se rucola e zucchine era fattibile. Se nella mia testa per me ci può stare, vado prima a controllare sempre su internet se qualcuno l'ha già fatto prima di me, altrimenti potrei fare uno schifo per pranzo e poi me lo devo comunque strozzare. Comunque, rucola e zucchine da qualcuno è già stato provato, lì ovviamente hanno messo ricotta salata, bla bla bla, cose che non ho, però quindi farò solo zucchine e rucola, vediamo com'è. Vi aggiorno mano a mano. Ok, spuntino al volo, banana, l'ho pesata, sono 118 grammi di banana. Quindi me la mangio al volo prima di iniziare a preparare il pranzo, perché ho una fame assurda. Ho fatto colazione all'ora di sempre, quindi verso 9:30, ma è mezzogiorno e un quarto e ho una fame pazzesca. Quindi ora mi mangio la banana e poi vado a preparare il pranzo. Ok, ho messo sulle zucchine, le ho appena accese, le sto facendo andare piano pianino. Tanto è mezzogiorno e mezzo, quindi più o meno per l'una riesco a pranzare. Ora sulla bilancia ho il mio piatto e andiamo a prepararci la rucola. Probabilmente ce la metto tutta, sì. Perché lì diceva la ricetta ce ne volevano 20 grammi. Questi sono 14, quindi perfetto, per me basta. Ok ragazze, la pasta è pronta. Voi come la vedete? A me sembra abbastanza invitante. Ho barato, l'ho mantecata, conosco anche il gergo tecnico, con un leggerissimo velo di pan grattato, perché a me con le zucchine piace tantissimo. Vediamo come vi faccio sapere dopo. Assaggio. Buon appetito. Una buona burrata, un buon pane bruscato, diciamo che la facevano già da sé. Ma sì, io la faccio pure io a casa da solo. Ma poi i bicchieri qui non è male. Sì, è un po' tutto un mix. Devo ammettere che si può rifare. Ho lasciato la pasta forse un po' troppo al dente, però non fa niente. Davvero molto molto buona. Ok, continuo a mangiare.
dolcetto post pranzo, una ciambellina al vino ci stava, mi mandava proprio voglia di dolce. Comunque la pasta era strabuona. Ora mi mangio questa e vado a preparare il set per filmare i nuovi tutorial. Ok, per oggi niente merenda. In realtà volevo mangiare la famosa ciambella ciociara, perché delle parti la conosce, perché qui a Veroli oggi è martedì, perché oggi è martedì e qui a Veroli fanno mercato e di solito si compra questa ciambella che è di pane, quindi è carboidrato puro, allo stato puro. Però l'ho rimandata tanto perché sono stata a cercare un sito di streaming per guardare Game of Thrones e a leggere eccetera eccetera. È passato il periodo della merenda, sono le 6:30 e quindi quella lì la mangerò come pane per cena, proprio tranquillamente. Ora mi metto a preparare la cena, stasera c'è anche mamma, quindi preparo per due e stasera mangiamo bastoncini e insalata. E proprio perché a me piace mista, l'ho bella ripiena. Oltre alla parte verde ho messo le olive, i finocchi e le carote, un po' tritate, un po' lasciate a rondelle, perché a me la carota piace bella scrocchiarella sotto la lingua, cioè sotto i denti. Ora aspetto una decina di minuti e metto a fare i bastoncini e poi vi faccio vedere lo shot finale della cena con le varie calorie. Buongiorno, come state? Io mi sono svegliata da circa una ventina di minuti, ho finito di sistemare la mia camera e ho preparato la colazione. Sono lucidissima, ma è normale a quest'ora della mattina, e poi ho messo un po' di olio di ricino su ciglia e sopracciglia, quindi sono lucida il triplo. Comunque, colazione, vi faccio vedere quello che mangio stamattina. Stamattina cornflakes, sono 50 grammi, avrei dovuto mangiarne 40, però per non lasciare due cornflakes nella scatola li ho mangiati tutti. E come tutte le mattine il mio solito latte e caffè. Dovete sapere, io non riesco a non fare colazione senza il latte la mattina. Il tè mi affama, è come se io avessi saltato i pasti di tutta la giornata, e il caffè lo prendo allungato con dell'acqua calda, perché solo il caffè espresso mi mette tristezza e un po' d'ansia, quindi io sono fatta così. Se non ho un tazzone pieno di latte non riesco a fare colazione. Comunque adesso mangio con calma prima che il latte si raffreddi e poi ci vediamo per lo spuntino. Buona giornata. Eccoci qua, sono vestita perché sono uscita a fare una commissione in banca. Ora ho appena passato l'aspirapolvere, sono una brava figlia. Sto aspettando che il ferro da stiro si scaldi. Sto per mettere su il nuovo episodio di Killing Eve su Team Vision, che è una serie che adoro alla follia. Non vedevo l'ora che uscisse la seconda stagione. E ho anche appena finito di leggere il libro, che mi ha lasciato un po' perplessa, un po' così, me lo aspettavo meglio, anche se ho capito molto di più dei personaggi rispetto a quello che spiega la serie TV. E per merenda, pavesini, io li adoro, io mi mangerei proprio bizzeffe, però non ci farei mai il tiramisù con i pavesini, perché il tiramisù si fa chissà voi arti, pure se deve essere light, a me non me ne frega. Allora, piccola parentesi, seguo su Facebook un gruppo di persone fit, quindi che si allenano, mangiano bene eccetera eccetera, il tutto supportato da acquisti su Foodspring. Per chi di voi lo conosce, per chi di voi non lo conoscesse, Foodspring vende alimenti a base proteici, quindi sono integratori di proteine. Potete comprare anche le proteine in barattoloni, Sergio per esempio le compra per farvi frullati di proteine, vende pane proteico, impasti vegani eccetera eccetera. Comunque tutta roba a base di proteine, tutta roba che fondamentalmente la maggior parte delle volte fa schifo. L'unica cosa buona che ho provato di Foodspring è la crema proteica, che praticamente è un barattolino di simil Nutella però a base proteica, senza tutti i grassi della Nutella. Ragazzi, cioè, è veramente una cosa spettacolare, infatti è l'unica cosa che penso ricomprerei a vita su Foodspring. E tutti quanti che dicono, sa, voglio fare la pizza light, come posso farla? Voglio fare una crostata light, come posso farla? E io ogni volta vorrei commentare sotto, meglio della pizza vera, meglio della crostata vera. Cioè, allora, ok fare la dieta, ok mangiare bene, ok mangiare fit, però allora, per una volta che ti mangi una pizza vera non succede niente, per una volta che ti mangi un pezzo di crostata fatto con la pasta frolla, chili e chili di burro, non succede niente, anzi il tuo corpo ti ringrazia perché è felice. Cioè, io ho visto l'altra volta
il post di una signora barra ragazza, adesso non so quanti anni avesse, però comunque era una donna, che aveva preparato una pizza light barra fit. Voi volete sapere con cosa ha fatto l'impasto della pizza? Con il pollo macinato. Cioè, vogliamo renderci conto? Smettila di far casino. Ha fatto l'impasto per la pizza con il pollo macinato. Vado a stirare che è meglio, perché sono le 11:30, devo pranzare e devo pure uscire presto oggi. Ci aggiorniamo dopo. Ora di pranzo! Che mangiate voi? Ora vi faccio vedere. Allora, io oggi da dieta avrei 50 grammi di pasta o pastina o riso con 4 cucchiai di legumi lessati. Ma a me i legumi fanno abbastanza schifo, non li mangio, non li ho mai mangiati. Cioè, li mangiavo da piccola, ma forzata da mamma. Non li mangio, mi fanno veramente, non mi piacciono proprio. Quindi oggi facciamo secondo il contorno. Scusate la faccia indecente, ma ho i LED blu di fronte e non mi danno proprio un'aria bellissima. Comunque, pranzo, insalatona, più o meno come quella di ieri sera, ma un po' di meno e soprattutto ho messo soltanto carote, mais e olive e ovviamente la parte verde. Qui uova al tegamino, ne ho fatte due perché non mangio quasi mai le uova, quindi mi fanno più che bene. Accompagnate da due fette di galbanino e ovviamente i miei 50 grammi di pane, che sono più o meno una fetta barra due se sono piccoline. Ora metto a posto, ma prima mangio con calma, poi metto a posto la cucina e vado a prepararmi perché alle 2:40 circa passa Sergio e usciamo stasera a palestra, e quindi vi aggiorno anche sul lo spuntino. Non so che cosa mangerò a merenda perché da Sergio c'è poca scelta, e ovviamente anche sulla cena. E stasera niente spuntini dopo cena. Ieri sera ho mangiato la colomba, però ci sta, è Pasqua, ci può stare. Avevo fame, ho appena mangiato una ciambellina al vino, di quelle proprio buone, con lo zucchero sopra. Però vabbè, da dopo vado in palestra, quindi la consumo. Comunque sono pronta, sto aspettando che arriva Sergio. Nel frattempo sto guardando Modern Family su Prime Video, grazie fratello per avermi dato l'accesso al tuo account. E niente, tra poco usciamo. Però la ciambellina era proprio buona, in realtà ne erano avanzate due, le avrei volute mangiare tutte e due, proprio non potevo fare merenda. Ok, merenda, sono a casa di Sergio ora. Cioccolato fondente perché mi mandava, lo so che avevo mangiato anche la ciambella al vino, però facciamo finta che non l'abbiamo mangiata. E una banana per fare finta che siamo in salute. No, stasera siamo allo studio, non siamo a casa, quindi cena a portar via. Patata lessa, proprio una felicità inaudita. Petto di pollo, ancora più triste. Buona serata. Buongiorno, buon giovedì, come state oggi? Io sono reduce dalla palestra e ho un dolore assurdo all'inguine e non riesco a camminare. Spero che passi entro domani perché non ce la faccio più. Stanotte non sono nemmeno riuscita poi a dormire bene perché è iniziato a farmi male durante la notte. Mi sono svegliata e non riuscivo più a camminare. Comunque, colazione di stamattina. Ho finito il latte, quindi stamattina andiamo di tè. Questo è il Lacriz tè. Praticamente è un tè alla liquirizia che ho comprato da Tiger e ragazzi è buonissimo, perché sia dolce ma alla fine quella leggera nota piccantina che ve lo rende spettacolare. Ho pagato 4 euro ma se ne adesso mi sa che hanno abbassato i prezzi dei tè, quindi lo trovate forse a 3. Ragazzi, io ve lo consiglio perché è buonissimo. Poi fette biscottate, questo pacchetto lo mangio tutto, sono da 4. Oggi ne avrei dovute mangiare 2, però avendo il tè posso anche mangiarle tutte. E marmellata di fragole della Sigma, questo è il mio infusore per il tè, lo stesso preso da Tiger, mi pare di averlo pagato circa 1 euro. Ora faccio la mia colazione, sistemo un attimino casa e vado a fare la spesa perché mi mancano un paio di cose anche per la colazione dei prossimi giorni, quindi dovrò fare questa uscita e sperare di non collassare a terra per il male all'inguine. Che pizza, mamma mia. Ok, ce l'ho fatta ad andare a fare la spesa dopo vari peripezie perché sono uscita una volta. Mentre uscivo ho sentito il telefono squillare, pensando fosse importante, e mi sono ritornata e sono stata bloccata più o meno un quarto d'ora con il tipo della team al telefono. Quindi mi ha anche fatto passare la voce. Sono uscita, sono tornata, ce l'ho fatta. Ora spuntino, cosa leggera però che riempie. Un bel bicchierozzo di succo d'arancia, questi sono
precisamente 256 grammi. Non è malvagissimo, questa è sempre di Sigma, è abbastanza buona, abbastanza dolce, non è quel succo d'arancia che sa di medicina, però è davvero buono. Lì ci sono le zucchine per pranzo, perché per pranzo oggi preparo il farro con le verdure che mi piace tantissimo, e lo faccio con verdure miste, quindi metto zucchine, pomodorini che ho comprato prima, probabilmente metto anche una carota e un po' di mais e di olive, quindi lo faccio bello ricco così mangio bene. E il farro è un ottimo sostituto della pasta e a me piace anche per cambiare un pochettino dal solito sapore della pasta. È sempre carboidrato, quindi potete sostituirlo sia alla pasta che c'è, cioè, potete sostituirlo alla pasta, però è un primo sfizioso che vi sazia un po', vi fa cambiare la routine. Io a volte, se ho la pasta, comunque ho pasta con verdure varie, vario, o con appunto il farro, che in realtà non è solo farro, ma è un misto di 5 cereali, o con il couscous, sempre con le verdure, entrambi da sostituire eventualmente alla pasta. Vabbè, mi metto a fare qualcosa in giro per casa perché è ancora tutto sotto sopra e poi faccio vedere il pranzo. Ok, questo è praticamente il misto 5 cereali che vi dicevo. Questo è sempre di Sigma, cottura rapida, mette 10 minuti a cuocere. E all'interno ci sono, se mette a fuoco, ok, grano precotto, orzo precotto, riso lungo integrale, grano Khorasan Kamut, avena precotta, 100% biologico sul totale di ingredienti di origine agricola. Ideale per insalate fredde e minestroni. Queste sono la tabella nutrizionale. Questo è il prodotto, guardate, è tutto un misto. Io ho già preparato i pomodorini, li devo soltanto lavare e tagliare. La carota, le zucchine, come vedete, sono in cottura e lì ci sono le olive snocciolate. Quindi ora mi metto ai fornelli. Ok, merenda di oggi. Scusate la voce, mi sono appena svegliata dal pisolino. Comunque, fette biscottate e marmellata di fragole come stamattina. Non avevo proprio idea di cosa mangiare. Di nuovo la banana non mi andava e quindi mangio questi. Stasera per cena stracchino e verdure, proprio leggero, leggero, leggero. Ci aggiorniamo per la cena dopo. Ok, eccoci, sto preparando la cena. Allora, per me sto ripassando della bieta in padella che mamma ha preparato ieri, soltanto l'estate, quindi io la sto rifacendo in padella. Per lei, sofficini e piselli che devo scolare. Per me, oltre alla bieta, c'è lo stracchino in frigorifero. Ovviamente vedrete tutto dopo nello shot della cena. Buongiorno, è venerdì, la settimana è quasi finita, finalmente ce l'abbiamo fatta, anche se domenica è Pasqua, quindi più che altro che farvi vedere quello che mangio, vi faccio vedere cosa prepariamo per il pranzo di Pasqua. Allora, oggi si torna al latte, finalmente ieri mi sembrava di non aver mangiato. Ora, di solito, di nuovo, latte appena scaldato, caffè appena uscito e ci concediamo oggi 4 gocciole. Oh, siamo al momento dello spuntino prepranzo. Allora, oggi facciamo yogurt magro, questo è Sterzing Vipiteno 0,1% di grassi e vedete anche il peso, 178 grammi di fragole fresche che ho appena comprato lavato. Quindi adesso che faccio? Faccio in pezzetti le fragole, faccio un po' di fragole, un po' di yogurt, mixo tutto nella ciotolina e me lo pappo. Ok, questa è la mia merenda ed ora mentre mangio mi leggo il nuovo numero di Elle con calma e poi mi metto a fare tutto quello che devo fare, tra cui preparare il pranzo. Eccoci, ho appena sto finendo di preparare il pranzo, sono in déshabillé perché sennò poi qui dentro gelo, perché adesso si sta bene, ma poi con l'avanzare del giorno comincia a fare freddo. Comunque, vi faccio vedere velocemente che cosa mangerò oggi per pranzo. Ah, ok, qui ho preparato il sughino fresco fresco, questo è solo per me perché sono da sola a pranzo fino a domani, quindi tutto porzionato per uno. Sughino fresco fatto semplicemente con olio, passata di pomodoro, un po' di basilico, un po' di pepe e sale. Poi qui sto cuocendo la pasta, sto cuocendo le farfalline, purtroppo non sono le mie preferite rigate della Mulisana, però ce le faremo andare bene lo stesso. E qui come secondo ho rucola e pomodorini.
Buon pomeriggio, sto preparando una merenda. Nel frattempo ho finito di editare un tutorial che ho anche già esportato, ma che caricherò martedì mattina, così è pronto per tutta la settimana. Sto guardando un film su Amazon Prime Video e sto guardando Now You See Me, il primo in italiano è tradotto I maghi del crimine. Comunque, per merenda sto scaldando l'acqua per il tè, perché non sapevo bene che cosa mangiare, quindi ci facciamo un bel tè caldo. E il tè che ho scelto oggi è questo qui della Lipton, Indulgent Pleasure, una cosa del genere. E questo è al cupcake alla, è tè verde aromatizzato al cupcake alla fragola, buonissimi. Vi faccio vedere la scatola. Questa è la scatola dei tè, praticamente è la Pleasure Collection Lipton, in particolare la Indulgent Collection. Dentro trovate appunto tè verde aromatizzato al cupcake alla fragola, poi tè nero aromatizzato al pere e cioccolato, poi abbiamo tè nero aromatizzato al muffin ai mirtilli e tè verde al macaron al limone. Ragazzi, io vi consiglio veramente di prendere una di queste scatole di tè, ma io ho provato anche un'altra Pleasure Collection ed erano buonissimi, e dentro c'era uno dei miei preferiti che era la vaniglia e caramello, qualcosa di spettacolare. Questi sono fenomenali. Di questi il mio preferito è lemon macaron, quindi macaron al limone e pere e cioccolato. E accompagno il mio tè con delle banalissime fette biscottate. Volevo mangiare anche un pezzo di cioccolata di cioccolato al latte, ma poi visto il conteggio delle calorie per la merenda, che sfioravamo le 250, ho detto no, ok, solo fette biscottate che va meglio. E ora mi godo il mio tè al cupcake alla fragola nella mia bellissima tazza di Sailor Moon. Guardate che bella, qui c'è lo scettro e qui c'è Barney, è bellissima. Ne avevo già un'altra, ma mia mamma l'ha sfasciata lavandola, e quindi questa è conservata meticolosamente. Buongiorno ragazzi e buon sabato di nuovo. Sono con la voce da sonno, mi sono svegliata un quarto d'ora fa, sono le 8 meno un quarto, ma oggi andiamo io e mia mamma a Valmontone Outlet. Comunque, colazione: latte e caffè al solito e biscotti a rosaia, precisamente 6. Quindi ora faccio colazione al volo, mi vado a preparare, ci vediamo credo per lo spuntino, non so come si evolve la giornata. Ciao. Buonasera, oggi giornata frenetica, ho ripreso pochissimo perché la maggior parte della giornata l'ho passata all'outlet di Valmontone e non ho fatto nessuno spuntino. Saremmo dovute andare alla Lindt, però io e mamma litigavamo per scegliere una borsa in comune, perché ovviamente quelle che piacevano a lei non piacevano a me, e ovviamente viceversa. Alla fine ci siamo accordate, poi vi faccio vedere quello che abbiamo preso da Valmontone Outlet, ma più che altro siamo andate perché a me serviva il trolley per Londra, e quindi siamo andate più che altro per quello. Però vi faccio vedere comunque quello che abbiamo preso e l'affarone del secolo. Comunque sono tornata per le due, ho sistemato un attimino casa perché l'avevo lasciato un po' un casino, e mio fratello, che è andato al lavoro, non ha contribuito a rendermi la situazione facile. Per pranzo avete visto piadinona buonissima, anche se ancora ce l'ho un po' sullo stomaco, però buona buona buona, e io ho un debole per il salmone affumicato. Merenda, sono appena tornata, adesso faccio merenda al volo e vado a lavarmi i capelli perché devo stirare e piegare tutto il bucato da piegare di 3 giorni di lavatrice arretrate, e in più prepararmi perché stasera esco con Sergio, andiamo al Satiricon. Allora, merenda: banana, perché non ho altra idea di che cosa mangiare e sinceramente non mi va nient'altro, e cantuccio di pane fresco appena comprato al supermercato, che lo volevo da troppo. Non mangio il pane fresco appena comprato da una vita, perché o non lo mangio o mangio comunque quello di un paio di giorni. Questo però lo proprio volevo, se era caldo era anche meglio. Però adesso mi godo questo bel pezzo di pane, metto il ferro da stiro a riscaldare, nel frattempo vado a lavarmi di corsa i capelli perché poi li sistemo con il ferro, faccio delle onde molto più ricce rispetto alla classica onda normale,
perché così sto bene per domani e per Pasquetta, tanto poi martedì si torna in palestra e lì lerciamo, come se non ci fosse un domani. Sono distrutta, ragazzi, non ce la faccio più tutta la mattina che corro. Siamo partiti alle 9 per andare a Valmontone, abbiamo smesso di camminare all'1 e mezza che ci siamo rimesse in macchina, sono distrutta. Ok, vi faccio vedere il bottino della mattinata di shopping a Valmontone. A parte un paio di cose che servivano a mamma e altre cose che abbiamo preso perché ci siamo ricordate che ci servivano, vi faccio vedere il bottino da Carpisa. Questo è il trolley, che è quello per cui in realtà siamo andate a Valmontone, ed è misura standard, bagaglio a mano, e il colore è quel grigino lì sotto. Adesso è un po' difficile toglierci la copertura perché è bella fitted, però è molto comodo. Le ruote sono quelle che girano in tutte le direzioni e nel caso in cui le misure del bagaglio standard di Ryanair fossero diverse, le ruote lì sotto possono essere tolte guadagnando quindi quei 5 centimetri di spazio. Poi, non sapendolo, abbiamo approfittato di una bellissima promozione da Carpisa. In realtà noi eravamo andate soltanto per prendere il trolley, però siccome da Valmontone ci sono ottimi sconti, ho detto mamma, prendiamoci una borsa in due, una che piaccia ad entrambe, difficile trovarla, e ce la dividiamo, una volta tu, una volta io, se serve a me, ok, se serve a te, perfetto. E abbiamo preso una borsa grande. Il trolley l'abbiamo pagato 25 euro, in realtà costava 29, ma siccome c'era un piccolo difetto sulla scocca della valigia, la commessa ce l'ha fatto pagare 25 euro. Grande, ti adoro. Poi abbiamo preso questa stupenda shopper nera che è molto grande e ha i manici belli. Ha manici belli spessi, quindi è molto resistente e poi ha all'interno anche la sacca interna a strisce, molto carina. Dentro ci sono le mie cose perché questo periodo l'ho portata io e si chiude con il bottone. La sacca interna è rimovibile ed ha anche la tracolla da poter mettere, che però per una shopper così grande mettere la tracolla la vedo davvero inutile. L'unica cosa che non mi piace proprio un po' di questa borsa è che i manici ruotano, vedete, e quindi state sempre a cercare di mettere in posizione retta i manici della borsa. Però è molto grande, molto resistente, è molto ben fatta. Questa l'abbiamo pagata, se non sbaglio, 29 euro. E ora vi faccio vedere il pezzo forte che è la borsa che ho preso gratis. Vi racconto un po' di backstory. Quando siamo arrivati dentro Carpisa, avevo visto appena entrata questa borsina bianca bellissima con un foulard arrotolato sul manico in alto e volevo prendere assolutamente quella. Quando poi ho proposto a mamma l'idea della borsa condivisa, sono andata immediatamente e ho detto ok, prendiamo questa. Ho detto no, non è il mio stile, non la metto, perfetto, ci può stare. Alla fine, poi, quando ho scoperto della promozione, sono andata dritta fiondata a prendere questa borsina ed è questa qui. Scusate le luci, ma sta diluviando. Siamo al 4 di maggio, registro questo pezzo di video un po' tardi, ma non ho avuto nessun periodo di tempo per potervelo far vedere. Sta diluviando, quindi scusate le luci indecenti. E ho preso questa bellissima borsina bianca, piccolina, in realtà non è neanche troppo piccola perché c'entra il mio Kobo con tutta la cover. Ha la chiusura a scatto qui sotto ed ha anche la tragollina interna, ha la zip, dentro c'è la carta per non farla sformare. Dentro è veramente molto spazioso, io sono riuscita a farci entrare il mio enorme portafogli, sempre Carpisa, e il mio Kobo con tanto di cover che non entra praticamente in nessuna delle mie borse piccole. E c'è entrato anche il beauty piccolo che porto nelle borse piccole con dentro il necessaire per il ritocco del momento e anche il telefono e le chiavi, quindi ha davvero tanto tanto spazio e dietro ha anche un'altra tasca esterna dove poter mettere magari, non so, documenti e cose varie. E questo qui è il foularino che era avvolto intorno a tutto il manico della borsa. Io l'avevo tolto per togliere appunto la plastica intorno al manico, poi non sono più riuscita a rimetterlo bene come era messo quando l'ho comprata, e poi alla fine l'ho tolta del tutto perché con l'outfit che avevo quando l'ho messa la prima volta non ci azzeccava. Ora, non fate caso ai capelli, li devo andare a sistemare con il ferro, sono appena lavati, li ho asciugati,
veramente male, 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 male. Ma aiutatemi a dir male. Comunque, ho stirato. Ho fatto tutto quello che devo fare, ho piegato la biancheria, i panni metto a posto domani mamma, e ora mi metto a fare la base per il dolce di domani perché è Pasqua, vi faccio vedere. Per domani rotolo alle fragole e panna, stasera preparo la base perché così domani è bella fredda e riesco a farcirla meglio. Avrei voluto prepararla tutta stasera però non faccio in tempo e quindi stasera preparo solo la base così domani è fredda e si arrotola meglio. Poi domani mattina metto a fare le fragole, monto la panna e monto tutto il dolce. Ora mi metto al volo a fare questa così quando viene mamma mi accende il forno perché l'accensione elettronica del nostro forno è rotta e io non lo so accendere, ma soprattutto non mi fido ad accenderlo. Quindi preparo la base, aspetto che torna mamma per cuocerla e vado a sistemarmi i capelli perché così ceno che ho una fame, sono distrutta. Ho camminato tantissimo, volete sapere quanti passi abbiamo fatto stamattina? Cioè adesso vi dico tutti i passi che ho fatto da stamattina alle 9 fino ad adesso, sono le 7 e un quarto. Ho fatto la bellezza di 7.626 passi, ora ve lo faccio vedere anche dal mio, aspettate, dal mio Gear Fit 2, eh? Ne ho fatti un fottio, sono distrutto, ho le gambe che mi fanno più male oggi che quando vado in palestra. Buongiorno ragazze, buona Pasqua, come state oggi? Vi state preparando? Che cosa cucinate? Ora io poi durante la giornata vi aggiorno sul mio menù. Comunque sto facendo colazione, vi faccio vedere oggi. Allora, come sempre latte, io purtroppo non riesco a rinunciarci alla mia vita. Merenda pan di stelle perché di domenica ho la giornata libera, ma avrei mangiato comunque perché comunque è Pasqua, quindi le feste le ho comunque libere. Se mi va ci metto in mezzo qualche fetta biscottata. Ora, vi ho detto che ieri sera avevo fatto la base del dolce, vi faccio vedere com'è venuta. Questa è la pasta a biscotto, l'ho messa a freddare, adesso faccio colazione e metto a fare le fragole per il ripieno, così mentre si freddano io mi sistemo. E qui abbiamo i cannelloni che ha preparato mamma, si stanno scongelando e poi li mettiamo al forno. Io vi mando un bacione e ci vediamo durante la giornata, ciao! Boh, sto assemblando il dolce così lo metto in frigo prima di pranzo e si rassoda. Nel frattempo la mia merenda d'oggi sono le fragole che sono avanzate tra virgolette perché le altre le ho tolte per lasciarle come decorazione sul dolce. Buonasera ragazze, scusate la luce, sto scendendo le scale e la luce è giallissima. Comunque vi sto parlando la sera di Pasquetta. Per raccontarvi come è andata a finire la mia domenica di Pasqua, perché purtroppo mi sono dimenticata di vloggare tutto il resto dei miei pasti. Praticamente avete visto il pranzo, quindi vabbè, colazione, merendina, pan di stelle, eccetera, eccetera. Pranzo, cannelloni, polpettone ripieno fatto dalla mamma, buonissimo, insalata. E il mio fantastico rotolone che oggi è finito ed è stato molto molto apprezzato. Lo rifarò perché lo devo portare alla suocera che me l'ha chiesto insistentemente, quindi rifarò il rotolone. Poi, subito dopo pranzo, io e Sergio siamo partiti, scusate, io e Sergio siamo partiti, siamo andati a Roma perché dovevo fare uno scambio di chitarra e lungo la strada di ritorno ci siamo fermati in autogrill perché io volevo praticamente prendere delle perle di cioccolato fondente ripiene con una purea di frutti rossi di Emilia Zaini, però mi sono ricordata che invece di averli presi tornando ad Arezzo in autogrill, il classico autogrill, l'ho presi nella stazione di servizio targata Sarni e lungo la nostra tratta il Sarni non c'è. Il Sarni sta più in avanti, quindi sta andando verso Napoli e passando Roma. Ma mi sono comprata una confezione di tramezzini, mi pare la marca fosse La Pagnotta e il modello il norvegese, che era praticamente erano due tramezzini fatti con pane alla curcuma ripieni di salmone, avocado e zucchine. Ragazze, una meraviglia! Erano buonissimi, fighi di prestissimo.
Poi cena, sono stata da mio suocero a cena, quindi dal padre di Sergio, e anche lì purtroppo non ho vloggato, ma non perché non avessi voluto farlo, ma perché mi sono proprio dimenticata completamente che stessi facendo questa cosa del vlog, del tutto il cibo che ho mangiato in una settimana. E in macchina, idem, non ci ho proprio pensato a vloggare, solo perché avevo il telefono come navigatore, impostato come navigatore, e non ho proprio pensato minimamente di vloggare. Tutto questo proprio di roba. Comunque, cena dal suocero, semplicissima. Ho mangiato due salsicce di maiale, un po' di insalata e un po' di cioccolata dell'uovo di Pasqua, se non sbaglio, al latte. E mi pare basta, mi pare di non aver mangiato più nulla per il resto della giornata. Comunque, fatemi sapere com'è andata la vostra Pasqua, fatemi sapere com'è andata la vostra Pasquetta. Io l'ho passata a casa di mio padre con mia mamma e Sergio e il cane Tito. Saremmo dovuti andare in montagna a Campogatino per portare Tito un po' in montagna, farlo svagare un minimo, farlo correre, eccetera. Però già da noi era estremamente nuvoloso e considerando che Campogatino è alta montagna e avrebbe fatto freddo, avremmo preso uno di quegli acquazzoni che io sarei stata male per almeno un altro mese e mezzo. Quindi già da ieri sera, visto che qui era già nuvolo da ieri, non ci siamo fidati e non siamo proprio partiti e abbiamo deciso di andare direttamente da papà, però ci siamo portati, Tito è stato con noi tutta la mattinata e è stata una bella mattinata. Ragazzi, io vi mando un bacione enorme, spero che questo video vi sia piaciuto, che vi abbia fatto passare un'ora più o meno, credo, diversa. E che mi aveva fatto scoprire qualche abbinamento nuovo in fatto di cibo. Fatemi sapere se vi interessa qualche altro video di questo tipo. Comunque, se vi interessano dei vlog in particolare, già vi annuncio che ci saranno tutti i vlog di Londra, tutti, credo anche un video haul, ma ci saranno comunque tutti i vlog, sia il vlog di Londra in visita, sia il vlog dell'IMEZ. Io vi mando un bacione enorme. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e di attivare la campanellina delle notifiche, così vi arriva un messaggio ogni volta che carico un video sul canale. Ovviamente non dimenticatevi di mettere mi piace a questo video se lo avete apprezzato e se volete che faccia video più video di questo tipo. Qui sotto nell'info box trovate i link con tutti i miei social per andare a seguirmi. Io vi mando un bacione enorme e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!